Ragazzi, tocca Andrea Rebic. Volevo fare un'altra puntata, tanto che qua c'è traffico. E siamo di nuovo insieme. Buonasera, tocca Andrea Rebic. Di cosa volevo parlare? Che ho detto poi facciamo un'altra puntata, ma perché sennò poi divento logoroico, ma è più una curiosity. Ma da una cosa nasce un'altra e quindi si finisce. E vi volevo raccontare questo perché poi è importante capire il meccanismo con cui funzionano certe situazioni. A volte parlo con voi come se foste, diciamo, veramente qui con me e facessi una riflessione con un amico. E mi è già capitato di avere a che fare con quelli che poi capisci che sono dei professionisti del settore che vogliono capire come funzionano certi aspetti per poi probabilmente metterli in pratica. Ma nessun problema, perché oggi come oggi sono sempre più consapevole del fatto che non sia tanto carpire il segreto, ma una cosa un po' più profonda. E ve lo dico e ve lo faccio sperimentare, sperimentatelo voi stessi. Se lo schema che funziona per voi è un valido schema per quel momento, magari non sarà domani col variare semplicemente di determinati parametri e condizioni, tanto meno lo sarà oggi se lo fate fare a vostra madre o a vostra sorella. E quindi mi fregio, diciamo, di questa capacità di interpretare la persona nel momento, nella maggioranza dei casi, e poi c'è la parentesi, che ovviamente dico sempre, la dieta la fate voi, quindi diciamo non sono lì con voi, devo fidarmi di quello che mi dite, però nella maggior parte dei casi vedo che funziona alla prima. Poi c'è quello che è più pretenzioso, quello che è più meno pretenzioso, eccetera. Però, diciamo, professionisti del settore, vi stimo. Se ci fosse una persona davvero che mi dimostrasse di essere in grado di dire guarda, non ce la faccio a gestire questa settimana queste persone, falle tu. Ma poi non sono un maniaco della precisione, ma mi rendo conto che vengono fatte delle cose, delle bestialità. Ho parlato con colleghi che hanno interpretato in maniera diversa la dieta e ognuno libero di pensare quello che vuole. Poi ho avuto la fortuna di conoscere persone che sono venute da me e hanno visto la differenza, me l'hanno raccontata e mi hanno raccontato delle schifezze che comunque introducevano nell'organismo in termini di prodotti, cose di cui quasi poi alla fine creavano una dipendenza. E di questo volevo parlare, la dipendenza del prodotto. Ma perché? Perché io in effetti sì, avete ragione, qualcuno di voi mi ha detto ma tu sei pazzo, cioè tu potresti fare soldi, ma hai ragione, ma io ho anche una fortuna che, uno, non sono un abbuffone, come dico sempre, abbuffone nel senso che sì, ok, ho 50 anni, tra parentesi, li faccio tra poco, e non sono ricco, ma potrei anche dire che tutto sommato mi accontento, potrei essere più felice, ma forse non sono i soldi che a questo punto cambierebbero la vita, oppure ce ne vorrebbero talmente tanti che non, diciamo, la cosa davvero non è realizzabile, oppure sono io che sono davvero, mettiamoci in discussione sempre con un senso di critica, sono io che non sono abbastanza intelligente, abbastanza scaltro, abbastanza intuitivo per attivare determinate cose. La verità è che non sono mai stato così, non mi interessa, domani magari mi sconfesserò. Ma il prodotto chetogenico valido perché ti porta a un regime calorico, l'ho appurato, di meno di 1000 calorie con delle schifezze, perché una collega ha provato dei prodotti, non voglio essere denunciato quindi non parlo di marche, ma presi in un'importante sede autorizzata. Peraltro il personale, diciamolo, della farmacia si è dimostrato molto competente dal punto di vista medico e anche, diciamo, dal punto di vista di formazione in ambito di dietologia, ma la persona poi in questione, anche proprio tra amici e amiche, ha fatto assaggiare diverse cose, qualcuna accettabile, qualcuna no. Il problema importante che è stato riscontrato, per esempio in questo caso specifico, è un importantissimo calo dell'apporto calorico in termini con alimenti che non sono
sono alimenti, che sono sostanzialmente alimenti proteici per la maggior parte, con qualche lipide e pochi zuccheri, pochi carboidrati, quindi questo sì, ma con un livello, come dico io, di palatabilità pari a zero, tanto più che la persona, diciamo, alla lunga era, diciamo, in questo caso, diciamo, disgustata, ecco, disgustata. E poi, giustamente, trattandosi di una persona molto intelligente, la collega mi ha raccontato come poi si sia subito accorto, perché le persone intelligenti hanno questa capacità, no? Si accorgono subito dell'inganno, perché poi si era innescata subito quella psicosi, chiamiamola psicosi, diciamo per scherzo, no? Però che abbiamo un po' tutti, quando fai la dieta e sei in una condizione ideale, quando hai paura a discostartene, solo che se tu stai facendo una dieta con feta nell'ambito di un'insalata greca, stai facendo una dieta normale, naturale. Se sei vincolata a dei prodotti, hai paura ad abbandonare il prodotto. Questa è una cosa che secondo me, io domani mi sconfesserò e voi mi direte sei un delinquente. Delinquenziale, perché crea quello stato d'animo per il quale tu, che stai facendo una dieta basata su dei prodotti, poi ti convinci di dover dipendere da prodotti che non sono a mangiare, sono anche magari poco, per non dire disgustosi, poco appetibili, ma tu per mantenere la tua condizione rimani vincolata a prodotti costosissimi e probabilmente alla lunga anche un pochettino dannosi, ma quello, diciamo, lo metto da parte. Ma soprattutto ti vincolano a non mangiare, ti vincolano a mangiare una dieta fatta da prodotti, da simil cracker, da simil schifezze, da simil cioccolata, da simil... Però il risultato arriva, facile, a volte troppo facile, per cui siamo attenti che lì sì c'è il problema della calibrazione di una dieta che non è fatta ad persona, ma la scatola la danno alla persona di 90 kg come quella di 50, magari la persona di 50 deve limare 2 kg, quella di 90 ne deve limare qualche uno in più, i parametri sono quelli, viene seguita in maniera così routinaria e standardizzata sostanzialmente, quindi l'errore lì è alla portata di tutti. Non voglio entrare in dilemmi, però potrebbe essere pericoloso, ma la cosa pericolosa, e ve lo dico e ve lo confermo, è il mind flow, in questo caso positivo ma negativo, perché mind flow ti vuol dire sto dimagrendo, mi piace, ma in questo caso non ti piace perché stai mangiando delle schifezze che tra l'altro ti costano un occhio della testa e, diciamo, il loop a lungo andare è negativo. Perché è negativo? Perché non impari a mangiare, perché sei vincolato da un prodotto e perché sei destinato a fallire. Perché io lo dico a tutti, ma è la verità, e anche volendomi rifare brevemente al video di prima, facciamo mente locale, la dieta la facciamo volentieri quando mangiamo, quando diventa uno stile di vita, quando abbiamo successo. Possiamo avere dei periodi up, dei periodi down, ma se la dieta non ti piace, prima o poi, non è uno stile di vita, prima o poi riprendi i chili che hai perso. Questa qua è la chicca della giornata, non prodotti, una dieta che ti piace, che ti piaccia, ahorita devo farlo scemo per sdrammatizzare, ma il concetto è importante, una dieta che ti piaccia diventa uno stile di vita. Per sempre, mi viene sempre da ridere, è stata una delle prime domande che mi avete fatto, è una domanda che mi fa ridere sempre, non, nulla è per sempre, con piccoli cambiamenti, ma lo stile di vita, voglio dire, cercare di andare a condurre una vita sana, un'alimentazione sana, con possibilmente un regime calorico bilanciato per le proprie esigenze del momento, penso che sia l'ambizione, se non di tutti, di molti, e ha ragion veduta. Io, che dire, vi saluto, vi ringrazio come sempre, eterna gratitudine, un abbraccio a tutti quanti, se non vi siete iscritti al canale, se lo metto su YouTube, iscrivetevi, vi aspetto su Patreon, promozioni per tutti i nuovi iscritti a livello VIP, adesso non so quanto durerà la promozione, ma ci pensiamo, e per i nuovi iscritti, ovviamente per i vecchi iscritti è scontato, perché sarebbe un'ingiustizia, per i miei super
resto, Doc Andrea Rebic, un abbraccio a tutti e forza Keto e forza Locano. Ciao ciao!